Buongiorno e benvenuti da Italian Cakes. In questo video vi mostreremo come realizzare 4 tipi di effetto cesto per decorare i bordi delle nostre torte. In questo caso abbiamo utilizzato la ghiaccia reale, ma in alternativa possiamo utilizzare anche la crema al burro. Quindi abbiamo preparato la nostra torta rivestendola di ghiaccia reale e mettendo a squadra tutti i lati della nostra torta. Dopodiché abbiamo iniziato a decorare partendo dall'estremo lato sinistro della nostra torta, questo per dedicare un lato a ciascuno dei 4 effetti che vi proponiamo. In caso reale invece dobbiamo iniziare al centro del lato posteriore della nostra torta, di modo che quando avremo ultimato la decorazione ci ricongiungeremo con la parte iniziale, eventuali difetti saranno nella parte posteriore della torta. Abbiamo utilizzato Beccuccio Wilton numero 48 e andiamo a realizzare il nostro effetto cesto. Come vedete, lasciamo nella parte orizzontale tra una decorazione e l'altra lo spazio delle dimensioni esatte del beccuccio che stiamo utilizzando. Adesso lo vediamo il movimento rallentato. Le decorazioni verticali sono molto ravvicinate tra di loro, lasciando appena lo spazio che serve poi per inserire la punta della nostra sacca poche e quindi nascondere l'attacco della decorazione per dare un effetto cesto ancora più realistico. Dopo aver realizzato le onde orizzontali, con la punta andiamo leggermente all'interno dello strato di ghiaccia reale con cui abbiamo rivestito la torta, per fare in modo che poi le strisce verticali non siano troppo ondulate, ma il più possibile dritte. Quindi adesso lo vediamo rallentato, inseriamo la punta nello spazio che abbiamo lasciato, creiamo l'onda, dopodiché con la punta della sacca poche andiamo leggermente all'interno per non creare uno spessore troppo eccessivo. Quindi ancora inseriamo la punta all'interno, facciamo l'onda e andiamo bene all'interno. Puliamo il beccuccio per evitare che ci siano delle sbavature e proseguiamo allo stesso modo. Come vedete, non si vede minimamente alcuna sbavatura nell'attacco della decorazione. Molto importante pulire il beccuccio della sacca poche ogni volta che è necessario. Adesso proseguiamo facendo la decorazione verticale. Come vedete, alcune onde sono inevitabili, ma comunque dobbiamo cercare di evitarle il più possibile per dare un effetto estetico migliore. Dopodiché proseguiamo nella nostra decorazione lungo tutta la parete. E questa è la prima decorazione, primo effetto cesto realizzato. Passiamo ad un secondo effetto cesto realizzato con Beccuccio Wilton numero 17. La tecnica sempre la stessa. Nella decorazione orizzontale lasciamo uno spazio tra un'onda e un'altra della dimensione della punta che stiamo utilizzando. Andiamo leggermente poi all'interno per avere una linea verticale il più dritta possibile, come vedete in questo caso, e poi inseriamo il beccuccio all'interno dello spazio che abbiamo lasciato.
di modo che non si vedrà l'attacco della nostra decorazione e quindi l'effetto cesto sarà migliore. E questa è la realizzazione finale. Un'altra alternativa, utilizzando sempre il beccuccio Wilton 17 per le decorazioni orizzontali e il beccuccio Wilton numero 7 per quelle verticali. Quindi è consigliabile utilizzare due sac à poche per evitare di continuare sempre a togliere un beccuccio e sostituirlo. Nelle decorazioni verticali possiamo usare il beccuccio dal numero 7 al numero 10. In questo caso abbiamo usato il numero 7. Possiamo utilizzare anche ghiaccia reale o crema al burro di colori diversi per quanto riguarda la decorazione orizzontale e la decorazione verticale, se vogliamo. Ecco, in questo particolare vi facciamo vedere come si realizza poi l'angolo. Magari può essere una parte critica della nostra decorazione. Dopodiché proseguiamo. Un'altra decorazione la possiamo realizzare con il beccuccio Wilton numero 86. Non è propriamente un effetto cesto, ma è comunque un effetto veloce e più semplice da realizzare, quindi ve la proponiamo come alternativa. In questo tipo di decorazione dobbiamo fare attenzione a due cose: che le decorazioni orizzontali siano ravvicinate tra di loro, non devono coprirsi, ma non dobbiamo lasciare spazio tra una fila e l'altra, e poi che l'onda che stiamo realizzando sia sfalsata tra un piano e l'altro. In alternativa vi facciamo vedere come possiamo realizzare la stessa decorazione non partendo dal basso, ma partendo dall'alto e quindi dando risalto alla parte a stella del nostro beccuccio piuttosto che alla parte liscia. Terminiamo la decorazione con un beccuccio a piacere, dove rifiniamo il bordo della nostra torta e quindi in alto potremo posizionare poi dei fiori, un bouquet, altre decorazioni oppure semplicemente una scritta. E questo è l'effetto cesto nelle sue quattro varianti che abbiamo preparato in questo video. Vi invitiamo sempre ad iscrivervi al nostro canale Italian Cakes, nuovi video ogni settimana. Vi ringraziamo e arrivederci da Italian Cakes.